Ancora card di Natale su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi faremo insieme un nuovo bigliettino per il Natale. Un bigliettino adatto anche ai più piccolini perché è semplicissimo da fare ma di grande grande effetto. Un bigliettino pop-up dove il soggetto aprendolo viene fuori dal biglietto. Quindi vi ho incuriosito abbastanza, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare il nostro bigliettino pop-up. Ed ecco l'occorrente per preparare la nostra coloratissima card di Natale. Un tagliabalza. E poi ci occorreranno dei pirottini, ce ne serviranno due rossi e uno bianco o qualunque colore voi scegliate per il frontale e altri pirottini a contrasto con la carta di fondo per creare una bordura, ne basteranno anche solo tre. Un righello, una matita, colla attaccatutto, quindi una colla acetovinilica o della colla stick, poi uno stickers a forma di stellina, un qualunque adesivo a forma di stellina. Io però non li utilizzerò perché utilizzerò 5 fascettine da Killing della carta che arrotolerò per creare la mia stellina dell'albero di Natale che sarà sul bigliettino. In pratica ci serve un puntale per l'albero, può essere o un adesivo in stickers o ce la facciamo insieme in Killing, vi farò vedere come. Una perlina adesiva, solo una, poi della carta verde in due colorazioni e poi la carta che sceglieremo per il nostro bigliettino. Potrà essere della carta tipicamente natalizia, è una sorta di cartoncino un po' più pesante come questo. Questo l'ho trovato in un set della Lidl, come anche questo del resto. Una fustella stonda angoli se ce l'avete, se no non fa nulla. È un cartoncino totalmente bianco. Adesso cominciamo subito. La prima cosa che dobbiamo fare è decidere la grandezza della nostra card. Io non voglio farla molto grande, vorrei farla più o meno così, quindi prendo subito le misure insieme a voi. Allora, la mia cardina vorrei farla, ma sì, alta 13 cm e l'ampiezza della paginetta la farei 10 cm. Adesso appunto uniamo i punti. Io ovviamente li unisco tagliando direttamente, quindi prendo il mio tagliabalza e taglio. Perfetto, quello che avremo sarà questo rettangolino e ho fissato anche il punto di mezzo che vi ricordo essere 10 cm. Vi ricordo sempre che per piegare il dorso delle card non vi conviene mai farlo così a mano libera, vi aiutarvi con un bulino che è questa pallina metallica, in questo caso molto piccola, chiamato anche dotter nel mondo della manicure, quindi magari lo conoscete con questo nome. E passate, se non lo avete potete usare una penna Bic scarica alla stessa punta, quindi basta che non scrive insomma e che non vi segni la card. Una volta fatta la piega sarà agevolissimo piegare il biglietto senza incorrere in ammaccature varie antiestetiche. Voglio fare una sorta di controcopertina da appiccicare qua sopra per staccare rispetto al alla fantasia del biglietto e dare un fondo tutto bianco. Adesso ritaglio un cartoncino che sia largo 11 che sia grande 11 cm per 8 cm. Benissimo, abbiamo questo che poi posizioneremo qua, naturalmente non così. Allora, cosa facciamo? Prendiamo il nostro stondangoli, questo potete farlo anche a mano, io ho lo stondangoli ovviamente e lo utilizzo, ma se non lo avete no problem. Però tra le fustelle così piccoline, questa è una delle più utili da avere, perché guardate che lavoro carino che fa. Visto? Carinissima. Prendiamo un pirottino, pieghiamolo in quattro, così, e ritagliamo un pezzo della sua parte pieghettata, così, ok? E facciamo questo anche con altri due pirottini. E adesso tagliamone
il cerchio così da avere delle striscioline tutte a zig zag. Cosa faccio? Voglio creare una sorta di volant tutto attorno a questa cardina. E allora prendo la mia colla, ne imbibisco piano piano i bordi, però bene bene, oltre che piano piano, cioè la colla ci deve essere perché deve agganciare la carta del pirottino, e con un po' di pazienza comincio a appunto fare agganciare tutto il mio pirottino attorno a questa card. Ok? Tutto così. Perfetto, fatto questo, continuo a lavorare sulla mia card. Adesso voglio costruire quassù un piccolo alberello di Natale, sempre fatto con i pirottini. Alternerò un pirottino bianco a due pirottini rossi. Prendo un pirottino rosso, lo apro a metà e faccio così anche con gli altri. 2 e 3. Il primo dei rossi lo piego a sua volta a metà, creando una sorta di triangolino, così, e lo poggio. Il secondo faccio la stessa cosa, creando però un triangolino leggermente più largo, così, quindi non lo piegherò a metà, ma ne piegherò un terzo in dentro. Il terzo invece sarà quello di cui ne chiuderò una sezione ancora più piccola, quindi appena un quarto. Adagio un bel po' di colla centrale, ok, sulla mia card. Con la colla chiudo i triangolini che avevo creato dapprima sommariamente, perché non sapevo se effettivamente li avrei chiusi, e quindi a metà, a un terzo e a un quarto della grandezza, mi raccomando. Quindi a questo punto andiamo ad adagiare i nostri pirottini. 1 2. Ok, e 3. Dalla mia carta fatta tutta con dei regali ritaglio qualche scatola di regalo. Voi potete anche farvela da voi, insomma, non è difficile farle, ma avendole belle e pronte io approfitto. Ok, io userò uno dei pacchettini che è così a righe come tronchetto dell'albero. E vado ad appiccicarlo proprio al centro sotto, quindi faccio perdere l'idea del pacchettino e rimane solo quella del tronchetto. E poi gli altri pacchettini li attaccherò tutti qui sotto l'albero, e siccome ce l'ho io per attaccare i regali userò anche dello scotch spessorato per dare diverse appunto posizioni ai miei regalini, cioè dargli una collocazione più in 3D. Naturalmente io utilizzo tanto materiale perché ce l'ho a disposizione a casa, ma voi utilizzate quello che avete, potete anche arrotolare del semplice scotch dietro e fare in modo che diventi appunto più spessorato e simuli appunto questa cosa che sto facendo io del regalino in 3D. Quindi metterò alcuni regalini proprio appiccicati al fondo e altri invece più in evidenza. Così, visto? Adesso manca solo la stellina. Ora, per abbreviare i tempi, se voi volete potete utilizzare uno stickers. Io invece, guardate cosa faccio. Prendo la mia striscettina di carta, la infilo all'interno del bastoncino, ma potete infilarla anche, potete metterla anche attorno ad un uno stuzzicadenti, e arrotolo. Lascio andare la mia pallina un po' srotolata e schiaccio l'estremità superiore, così.
e ho creato questa sorta di goccia in Keeling. Vi metto qui tra le schede informative tutte le e tutti i video in cui ho trattato il Keeling, sono tutti video molto molto carini. Ci servono 5 di queste gocce, io vado avanti spedita e ci vediamo quando ho finito. Ok, preparate le mie goccioline in Keeling, bagno ognuna di esse dietro di colla e costruisco la stella sopra il mio alberello. Ed anche la stellina è messa e adesso per rischiarare un po' il tutto sulla stellina io appongo una perlina, metto un po' di colla sul retro della perlina e tac, la appiccico al centro. E adesso dobbiamo prenderci cura dell'interno. Prendiamo della carta verde in due tonalità e creiamoci adesso delle strisce di carta. Partiamo con una lunghezza di 3 cm, una e due, una da 2 cm e una da 1 cm. E adesso tagliamo le nostre strisce di carta. Con il verde più chiaro creiamo la stessa cosa, però saranno solamente due strisce, di cui una da 2 cm e mezzo e una da 1 cm e mezzo. Quindi una da 2 cm e mezzo e una da 1 cm e mezzo. Bene, tagliamo le nostre strisce di carta. Arrivati a questo punto, quello che avremo sarà questo, no? 5 strisce di carta di differente spessore di differente altezza. Adesso prendiamo la più alta e cominciamo a piegarla a zig zag, così, a fisarmonica, quindi una volta davanti e una volta dietro. Mi raccomando, mantenete la fisarmonica molto ordinata, quindi fate tutte le pieghe alla stessa altezza. Se una parte della fisarmonica non si chiude perfettamente, tagliate il disavanzo così. Fate la stessa cosa con tutte le altre strisce. Ok, quello che avremo alla fine sarà questo. Prendiamo la nostra card. L'interno sarà questo decorato e non quello bianco. Ora, cosa dobbiamo fare? Prendiamo il nostro zigzag numero 1, quello più grande, bagniamo una sponda di colla e attacchiamola esattamente qui in concomitanza con il dorso, così. Ok? Così, pappere, a un 2 cm di altezza. Quindi, vabbè, questa si alzerà, ma non è importante. Prendiamo la verde e poniamola poco poco più su, lasciando neanche mezzo centimetro tra una striscia e l'altra, e incolliamola qui. Vi faccio vedere. Così. Ok? 1 e 2, lasciando un pochino di spazio tra uno e l'altro. Prendiamo la terza fila e facciamo la stessa identica cosa. Prendiamo l'altra ancora e facciamo la medesima cosa. Prendiamo l'ultima fila e facciamo la stessa cosa. Adesso vi faccio vedere. Porto indietro tutte le strisce di carta e guardate cosa dobbiamo noi creare. Dobbiamo creare questa curva che giri e che si attacchi da questo lato in questa maniera, in modo che quando apriremo il bigliettino tutte queste curve formino appunto un albero di Natale. E allora cominciamo subito. Facciamo innanzitutto, sistemiamo la faccetta che è troppo disordinata e facciamo la stessa cosa con tutte le fisarmoniche. Però verso la fine ci accorgeremo che alcune fisarmoniche sono troppo lunghe e allora dovremo adattarle al nostro zigzag. Vediamo, ora vediamo insieme. Tac.
Vedete, questa nel girare farebbe degli zigzag molto piccolini. Allora, sapete cosa faccio? Io tolgo due pieghette finali, accorcio in pratica leggermente il giro. Quindi schiacciamo bene in modo che il nostro bigliettino pop-up stia ben chiuso, e il lavoro che farà il nostro bigliettino quando sarà aperto sarà questo. Ta-da! Naturalmente serve una stellina. A questo punto io, che sono stanchetta, appiccico una che già ho. E allora, quale prendo? Ok, in modo che tanto questo, essendo di adesivo, si possa piegare tranquillamente e riaprire senza subire alcun danno. Manca solo il tronco, possiamo farlo nella stessa medesima maniera con uno zigzag che sia con del cartoncino marrone. Preparato una striscia da 1 cm, faccio lo zigzag per il tronco, la fisarmonichina per il tronco. E anche per l'albero imbibiamo una faccetta. Ed ecco, guardate che carino l'interno della nostra card. Ora andiamo su tutto quello che abbiamo fatto prima, su tutto, e adagiamo perfettamente, voilà, la card rossa che schiacceremo. Ok, è la nostra card super bella, super lavorata, super natalizia, super regalosa, è pronta. Guardate quante tecniche: keeling, decorazione con pirottini, ritaglio, quindi un po' di decoupage, diciamo così, ancora keeling, zigzag e tanta tanta creatività, e soprattutto tanti tanti regali per tutti voi. Bene, spero che questa card di Natale con sorpresa pop-up vi piaccia. Vi lascio alle foto dell'esterno e dell'interno, perché vi dico la verità, io avrei voluto farvi fare questa card da solo e questa card da solo, solo che il tempo per la programmazione di Arte per Te è breve, perché ho tante idee da mostrarvi, e così ho unito due card in un unico progetto. Voi potete anche scorporarle l'una all'altra e fare una card così e una card così. Bene, divertitevi, create tanto per questo Natale, passatelo insieme alle persone che amate e fate qualcosa per loro con le vostre mani. Vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Pop up! 'Facile dal nostro bigliettino, sicuramente lascerà di stucco le persone che lo riceveranno, e soprattutto quando sapranno che l'avrete fatto voi sarete ammiratissimi, ne sono convinta. E se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su, anche pop-up, che esca fuori dal video, e soprattutto condividete questo video sulle vostre pagine Facebook, questo mi farebbe veramente veramente piacere, vi ringrazio se lo farete. Vi aspetto anche su Ombretta e su Due Cuori Una Cappa, i miei due canali, quello di lifestyle e quello di cucina. Anche lì ci stiamo divertendo, preparandoci al Natale, e soprattutto vi aspetto sempre qui per il prossimo video. Non mancate, eh? Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima volta, ciao ragazzi!